Mafiosi nel freezer, 6 arresti nel blitz di squadra mobile Dia di Trapani che hanno azzerato i vertici del nuovo mandamento alcamese. Al centro dell'indagine il boss Ignazio Melodia, noto come Udutturi. I summit di mafia avvenivano dentro alle celle frigorifere di un fruttivendolo per non essere intercettati. Follow the Money sarebbe riuscito a sottrarre enormi capitali a danno dei creditori di due società fallite, coinvolgendo anche altre società a lui riconducibili ma con sede all'estero. Arrestato con l'accusa di autoriciclaggio, il patron dell'Icon, Pasquale Siclari, sequestrati i beni per 4 milioni di euro. Non si arrendono, i disabili gravi della Sicilia presidiano la presidenza della regione affiancati dal noto regista Pif per chiedere al governo regionale di intervenire immediatamente. Schierati su un fronte unico, auspicano che le leggi sull'assistenza, fino ad ora solo decantate, vengano messe in atto. Dito puntato, 5 deputati regionali non hanno ancora sanato il loro debito con Riscossione Sicilia. Le accuse sono state avanzate da Antonio Fiumefreddo all'interno del programma L'Arena su Rai 1. Devono pagare come tutti i normali cittadini. Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Questi i principali fatti di questo martedì 21 febbraio, brevemente raccolti nei nostri titoli. Vi preannunciamo però che in questa edizione vi parleremo più avanti di tutta la giornata di protesta a Palermo, a Palazzo d'Orleano, sede della presidenza regionale, da parte di alcuni disabili accompagnati dal noto regista Pif. Toni molto accesi, Crocetta è arrivato nel pomeriggio e ha discusso anche animatamente con alcuni di loro. Prima però, in apertura la cronaca. 6 arresti nel blitz di questa mattina da parte degli agenti della squadra mobile di Trapani, coordinati dalla DIA trapanese, che ha azzerato i vertici del clan mafioso di Alcamo. Figura centrale quella del medico boss Ignazio Melodia. I summit avvenivano nel gelo delle celle frigorifere, pensate, di un fruttivendolo. Guardate. Summit nelle celle frigorifere per evitare di essere intercettati, ma il tutto ha finito per rivelarsi perfettamente inutile. Non sono sfuggiti agli occhi e alle orecchie della mobile di Trapani fedelissimi del super latitante Matteo Messina Denaro, arrestati nel blitz di questa mattina, denominato opportunamente Operazione Freezer. Cappotti, cappellini, guanti e tutti dentro ai frigoriferi di un fruttivendolo vicino ai boss per discutere delle mosse da attuare nei principali business su tutti quello del racket delle estorsioni. Incontri che, tra un battito di denti e un altro, non potevano naturalmente durare più di qualche minuto, 10 al massimo. Indagine rilevante, quella coordinata dalla Procura di Palermo e coadiuvata dalla DIA trapanese, che è riuscita a svelare il ritorno al potere nel clan alcamese di Ignazio Melodia, meglio noto come Udutturi. Ex medico dell'ufficio igiene del comune di Alcamo, Melodia ha scontato 10 anni di carcere dal 2002 al 2012 e, una volta libero, sarebbe tornato a capo del mandamento insignito da Matteo Messina Denaro stesso, come rivelato da diversi pentiti. Insieme a lui altre 5 persone sono state arrestate questa mattina. La stretta dello stesso Melodia sui commercianti era davvero forte. Proprio la DIA trapanese ha portato alla luce, grazie alla registrazione audio catturata da un coraggioso imprenditore vessato, un'estorsione in pieno stile mafioso nella quale Melodia chiariva come comandasse mezza provincia di Trapani. Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche un coinvolgimento diretto del medico boss nella campagna elettorale per le ultime comunali alcamesi, risalenti ad un anno fa. Una mafia capace, in grado di condizionare il tessuto economico locale, e anche con tentativi di condizionamento del tessuto politico-amministrativo. Questa volta c'è stata finalmente la reazione degli imprenditori, io aggiungerei anche questa volta imprenditori che come dire, sempre più frequentemente, anche se ancora timidamente, riconoscono nell'autorità dello Stato la vera autorità a cui rivolgersi in caso di difficoltà. La mafia trapanese è ormai, come dire, tristemente nota perché annovera capi autorevoli, uno dei quali l'abbiamo proprio adesso assicurato alle patrie galere. Già da tempo siamo attivi in un'azione di erosione sia sul fronte economico patrimoniale sia su quello, diciamo, più fattuale, sottraendo al capo della mafia trapanese consenso ma anche supporto logistico, e noi in questo caso lo abbiamo fatto.
Riferimento chiaro dunque alla Primula Rossa, Matteo Messina Denaro. Si è dunque detto che c'è stato un tentativo di inquinamento politico con la denuncia da parte del sindaco agli stessi inquirenti. Le altre notizie di giornata: Giovanni Vitale, detto Ubanda, si pente e decide di collaborare con la giustizia, svelando gli ultimi segreti di Cosa Nostra tra equilibri fra clan, racket del pizzo, minaccia agli imprenditori. In manetta dal 24 gennaio, dopo due mesi di latitanza, l'ex esattore del pizzo del clan di Resuttana ha scelto di collaborare con la Procura di Palermo. I PM Roberto Tartaglia, Amelia Luise e Anna Maria Picozzi hanno depositato alcuni verbali del neopentito nel processo alla mafia di San Lorenzo, che si sta celebrando col rito abbreviato. E ci spostiamo adesso a Milazzo, dove la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione Follow the Money, ha arrestato Pasquale Siclari, patron del gruppo Icon, con l'accusa di autoriciclaggio delle somme derivanti dal fallimento della società stessa. È arrivato anche un sequestro dei beni. Avrebbe sottratto ingenti capitali a danno dei creditori di due società fallite attraverso numerose movimentazioni bancarie e finanziarie su conti correnti e fondi di risparmio, avvalendosi di due stretti collaboratori. Arrestati questa mattina all'alba dalla Guardia di Finanza di Milazzo, nell'ambito dell'operazione Follow the Money, l'imprenditore Pasquale Siclari, patron del gruppo Icon, operante nel settore della produzione di yacht di lusso, e i due collaboratori Pietro Pappalardo, consulente fiscale di Milano, e Salvatrice Gitto, segretaria a Milazzo. Nel mirino dei finanzieri il crack dell'Icon S.P.A. e dell'Icon Yacht S.P.A., oltre 200 i rapporti bancari gestiti da Siclari o tramite società a lui riconducibili, passate sotto la lente di ingrandimento delle Fiamme Gialle. Le operazioni illecite hanno origine dal 2010, anno in cui si aggrava lo stato di dissesto dell'Icon, la quale nel 2007 invece aveva ricavato oltre 120 milioni di euro. Queste condotte sarebbero state realizzate attraverso molteplici artifici contabili, con il coinvolgimento di altre società allo stesso riconducibili in Lussemburgo, Inghilterra e Portogallo, sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro, considerati, secondo le accuse, parte dei profitti ottenuti dal fallimento dell'Icon e detenuti sui conti correnti personali e societari riconducibili a Siclari o nelle quote societarie dell'Iron Italia SRL, sempre a lui riconducibile. Al vaglio anche i recenti investimenti che l'imprenditore avrebbe effettuato per la ristrutturazione di una villa con 55 ettari di terreno, costruita negli anni 60 sui Colli San Rizzo nel Messinese, da adibire a struttura turistico-alberghiera e per la quale sarebbero state impiegate ingenti somme sottratte alle società fallite in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita. È giunto il momento di fermarci per qualche secondo. Al nostro rientro il racconto minuto per minuto della giornata di protesta da parte di alcuni disabili capitanati da PIF questa mattina, che hanno occupato pacificamente la sede della Presidenza della Regione a Palermo. Restate con noi. CTS Play, la prima app delle TV siciliane, facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro, da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti,
Eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso, e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Ti respiro ancora, this feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Trigioli, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini, a Palermo in via Gaetano Daita 14. Bentornati in studio. È senza dubbio il fatto che ha caratterizzato gli ultimi giorni a Palermo e non solo, in tutta la Sicilia, quello dell'assistenza ai disabili, che ha portato anche alle dimissioni dell'assessore Miccichè. Ebbene, quest'oggi la protesta dei disabili a Palazzo d'Orléans attendevano Rosario Crocetta, accompagnati dal noto regista Pier Francesco Di Liberto, in arte PIF. Crocetta non si è presentato, almeno subito in mattinata, è arrivato nel pomeriggio. I disabili sono stati accolti, hanno pranzato a Palazzo d'Orléans, l'hanno occupata pacificamente. La giornata poi è proseguita con l'arrivo di Crocetta. Tutto però è iniziato da questa telefonata tra Crocetta e PIF. Lo capisco, però qua siamo nervosi. Presidente, no, c'è un'emergenza anche qua. Ci sono 3.600 disabili che non hanno assistenza. È un loro diritto. Se lei non è capace a dare i soldi, perché lei ci deve dire solo quando, si dimetta! Quindi se Crocetta dice 1.000.000, 2.000.000, noi diciamo non li vogliamo. Noi dobbiamo risolvere il problema ora per sé. 480 annuali, quindi. No, ma non questo è quello che ci vuole. Solo 480 I 100 milioni già ci sono. E non ci basta. Presidente, ne vogliamo, si aggiungono gli altri. Presidente, ma come non si dà? E quando? Fa, se risponde alla domanda, quando? Se mi fai rispondere, te lo dico. Noi già l'abbiamo approvato. Stiamo aspettando la decisione. Quando? Allora non risponda, deciso, non faccia la supercazzola. Quando? Non è deciso, la domanda è a quando? E da quando mi sono seduto? Quando queste persone avranno l'assistenza? È il governo nazionale che ci deve approvare questa misura, è incardinata. O questo venerdì o l'altro venerdì. Perché non mi può? Perché non mi fai rispondere? Perché non mi fai rispondere? Sono 15 giorni. Noi abbiamo adesso, già mandiamo subito il bando per il personale, subito questo lavoro. Per il personale che vuole partecipare a questo progetto di riqualificazione, dando degli incentivi. Se non lo vuole fare, abbiamo i soldini, quindi lo faranno. E realisticamente i primi grandi progetti potranno partire dopo l'estate. Entro un mese loro avranno assistenza per tutti e per sempre. Non è possibile, Presidente, non è possibile. Si rende conto, diciamo, non è credibile quello che è stato detto. Perché già solo per mandare una circolare dall'assessorato, ci vogliono almeno due settimane. No, Presidente, noi vogliamo che lei va in aula, porta un emendamento. Oggi cos'è? Martedì. Benissimo, entro due o tre giorni di tempo, datemi, e io vi faccio vedere tutto il progetto dettagliato. Insomma, questi fatti silenti di una giornata davvero dai toni molto accesi, sicuramente non facile per il presidente della regione Rosario Crocetta, incalzato in questo modo. Noi proseguiamo parlandovi di Riscossione Sicilia con deputati in debito. Antonio Fiumefreddo punta il dito contro, appunto, i deputati regionali. 5 di questi si difendono, ma Fiumefreddo li gela dicendo: dite e raccontate le solite balle.
Deputati insolventi in debito con Riscossione Sicilia. Le accuse arrivano proprio da Antonio Fiumefreddo, amministratore dell'ente, ospite del programma di Rai 1 L'Arena. I 5 deputati regionali rispondono ai nomi, secondo Fiumefreddo, di Giambattista Coltraro, che avrebbe un debito di quasi 1,5 milioni di euro, Santi Formica con 462.100 euro, Raffaele Nicotra quasi 440.000 euro, Salvino Caputo con 228.451 euro di debito e Paolo Ruggirello, che deve al fisco quasi 49.000 euro. I 5 si difendono, spiegando di non dovere un euro a Riscossione Sicilia. Coltraro riferisce che gli accertamenti si rifanno alla dichiarazione dei redditi del 2010. L'ho impugnata di fronte alla commissione tributaria, che ha deciso di sospenderla. Se Nicotra sottolinea che i debiti non hanno nulla a che vedere con la sua attività di deputato, ma si rifanno ad un'azienda di cui era titolare in passato, Ruggirello precisa che si tratta di debiti legati a multe e tasse automobilistiche, assicurando di aver iniziato a pagare. Più complessa la situazione di Santi Formica. Il debito contestato sarebbe legato alla condanna della Corte dei Conti sulla vicenda dei cosiddetti extra budget nella formazione professionale. Non ho ancora pagato perché la somma contestata non è quella corretta. Salvino Caputo, non più deputato regionale da alcuni anni, ha invece ottenuto la sospensione della maggior parte delle cartelle. Altre sono prescritte, altre ancora, a mio parere, sono viziate da un difetto di notifica. Sto pagando tramite la rottamazione circa 35.000 euro. Si tratta di somme legate non alla mia esperienza di deputato, ma alla mia attività professionale, risponde. Ma Fiumefreddo ribatte: solo balle, nessuna sospensiva è stata mai comunicata. Per accedere alle rottamazioni bisogna essere in regola con le rateizzazioni. Siamo di fronte, conclude, al solito muro di gomma. Giornata di polemiche quella di oggi, un'altra è nata da un post satirico su Facebook dell'editore di Radio TV Azzurra, Sasà Taibbi, che ha scatenato l'ira del neo candidato al Consiglio Comunale per Fabrizio Ferrandelli, il noto attore Francesco Benigno, che a quel punto avrebbe minacciato personalmente Taibbi, facendo riferimento anche, pare, ai suoi figli. È la denuncia del DJ palermitano, che ha deciso di raccontare tutto alla questura. Sentiamo allora le sue parole ai nostri microfoni. È assolutamente sui social è impazzita la situazione di Benigno, tutti hanno cominciato addirittura a offenderlo veramente, quindi ho pensato facciamo un post satirico, divertente, visto che comunque lo conosco, e magari smorziamo un po' i toni, e quindi, come tutti hanno ben visto, è anche pubblicato nei vari giornali, io scrissi soltanto vabbè, votate, fate votare Francesco Benigno, mal che vada sapete già cosa vi risponde, e ho usato una sua frase storica che lo ha reso famoso, insomma, che fa parte proprio di uno dei film che ha realizzato, I ragazzi fuori, quando lui era al mare, insomma. E da lì pensavo lui gradisse la cosa, la prendesse come scherzo, quello che voleva essere, insomma. Invece di fatto mi ha cominciato a scrivere in privato, visto che comunque eravamo già conoscenti, fino ad arrivare alle minacce gravi: ci vediamo, verrò mercoledì a farti gli occhi gonfi, compra gli occhiali perché gli occhi gonfi non ti puoi fare di... Allora a quel punto ho detto vabbè, dallo scherzo si è passato a cose ben più serie, quindi mi sono adoperato per far presente questo in questura, insomma. Ha messo, insomma, in ballo delle situazioni, parlando di cose strettamente familiari come i miei figli, parlava di una mia figlia, che io non ho figlie femmine, ho tre maschi ma non figlie femmine, e invece poi lui ha corretto andando contro mio figlio, dicendo delle cose, insomma, di alcune vicende che lui sicuramente non conosce nel dettaglio, sono sicuro che non può conoscere. Uno non può dire che si candida per i cittadini e poi dietro le quinte offendere, minacciare, cioè siamo contro le cose illecite, contro la mafia, e poi sì, questi sono gli atteggiamenti che non vanno adottati, secondo me. Noi ci propuneremo, nei prossimi giorni di contattare Francesco Benigno, dandogli la possibilità anche di replicare, perché no, con toni sicuramente pacifici ai nostri microfoni, a queste parole. Ne proseguiamo. 8 domeniche all'aria aperta dedicate allo sport, al relax e alle grigliate. Il Parco della Favorita apre le porte ai cittadini palermitani grazie all'approvazione del protocollo d'intesa tra Comune e l'associazione La Domenica Favorita, al via dal 26 marzo.
8 domeniche chiuse al traffico dalle 8 alle 14 per attività ricreative, ludiche e sportive. Il Parco della Favorita apre le porte ai palermitani grazie alla delibera della Giunta Comunale che dà il via al protocollo d'intesa fra l'amministrazione e l'associazione La Domenica Favorita. Al via il 26 marzo fino a fine maggio, escluse le domeniche di Pasqua e il fine settimana del 1 maggio, festa dei lavoratori, tradizionale appuntamento per le grigliate all'aria aperta. Chiusura al traffico della Favorita in via Diana, via Le Ercole e via La Rocca la domenica mattina già dalle 8. Possibilità di parcheggio nella zona della Fiera del Mediterraneo, in via del Fante e in via Le Regina Margherita. I 400 ettari di verde sotto Monte Pellegrino saranno divisi in 8 aree tematiche, una sorta di palestra all'aria aperta per running, mountain bike e attrezzature per il fitness. Verrà creata anche una zona olistica dove praticare yoga, pilates e meditazione immersi nel verde. Spazio anche per i più piccoli che potranno divertirsi nel parco giochi e imparare a pattinare. Ampia area picnic per riposarsi e mangiare. La zona sarà dotata di bagni chimici, tavoli in legno e panchine, oltre che di centinaia di cestini. Spazio anche per attività culturali con concerti di musica classica al mattino. L'area sarà quella attorno a Casa Natura e nelle ex scuderie reali. Verrà poi allestito un palco dove si esibiranno le orchestre. La Sinfonica Siciliana, il Conservatorio Bellini e il Teatro Massimo hanno già avanzato proposte per concerti e spettacoli. Ci fermiamo ancora per qualche secondo nello studio dello sport con il ritorno della grande pallanuoto a Palermo. Sbarcano i ragazzi di Amici a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo. Corri in fiera dalle 10 alle 13 dal lunedì al sabato per assicurarti il biglietto al costo strepitoso di 10 euro o effettuare il cambio biglietto dello sponsor o chiama al 393 2066 827. Una grande festa dalle 17 di sabato 25 febbraio con il villaggio gastronomico, esibizioni di canto, danza e con i comici della trasmissione televisiva Cabaret. E poi il backstage con i tuoi beniamini e alle 21.30 lo show dei ragazzi di Amici. Ci vediamo il 25 a Palermo, io ci sarò. Io, Nick, ci sarò. E tu? Vi aspetto il 25 febbraio a Palermo. Io ci sarò. E tu? Vi aspetto il 25 febbraio a Palermo. Io ci sono. E voi? La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro Batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto. In via Galileo Galilei 94 a Palermo. Tennis Club Vallejato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore.
Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Ed è così giunti allo sport. A 6 anni dall'ultima partita ufficiale disputata, torna a Palermo, grazie al Telimar, la nazionale italiana di pallanuoto maschile. Il Settebello, reduce dal bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 con una rosa quasi totalmente ringiovanita, sarà impegnato il 14 marzo presso la piscina olimpica comunale di Viale del Fante contro la Russia nel match valido per la terza giornata della fase a gironi della World League. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Sandro Campani, arrivano a questo importante appuntamento a punteggio pieno, avendo battuto all'andata rispettivamente la selezione russa con il risultato di 10-7 in trasferta a Rusa il 6 dicembre 2016 e la Georgia 14-5 in casa a Buster Sissio il 14 febbraio 2017. Quello di Palermo sarà il penultimo scoglio in vista delle Super Final a 8 squadre che si disputerà dal 20 al 25 giugno in una sede ancora da definire. Sono intervenuti nella conferenza, vedete le immagini di questa mattina, tra gli altri anche il sindaco di Luca Orlando e il CT proprio della nazionale, Campagna. Sono palermitano di nascita, per me è sempre un forte motivo di orgoglio essere accolto qui e di continuare quest'opera di divulgazione dei valori di uno sport come la pallanuoto, ha dichiarato. Ci impegneremo al massimo per onorare questo appuntamento. E l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che è possibile inviarci le vostre segnalazioni tramite la pagina Facebook CTS Trattino, Compagnia Televisiva Siciliana, oppure inviandoci una mail alla casella di posta ctsredazione@libero.it. Vi lasciamo adesso a tutte le ultimissime notizie dall'Italia e dal mondo e al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Omicidio di Avetrana, i giudici della Cassazione hanno confermato l'ergastolo per Sabrina Misteri e Cosima Serrano, zia e cugina della vittima accusata di aver ucciso nell'agosto del 2010 l'allora 15enne Sara Scazzi. Confermata anche la condanna a 8 anni per Michele Misteri, zio di Sara, che secondo l'accusa avrebbe nascosto il cadavere con l'aiuto del fratello Carmine. Per quest'ultimo la Corte ha ridotto di un anno la pena, riducendola a 4 anni e 11 mesi. Non può finire così. L'ex premier Enrico Letta interviene su Facebook nel dibattito interno al PD che a breve potrebbe annunciare la scissione del partito. Oggi la direzione, a cui non parteciperanno né Renzi né la minoranza bersaniana, deciderà l'iter del congresso che porterà all'elezione del nuovo segretario. Pressing sul ministro della giustizia Orlando per una candidatura unitaria alla segreteria. Il servizio pubblico taxi non è in vendita, recita così uno striscione dei tassisti che si stanno radunando in piazza Montecitorio a Roma, dove tra poco comincerà la discussione delle mille proroghe, contenente un emendamento che secondo la categoria deregolamenta il settore. Questo è il motivo alla base della protesta che va avanti ormai da 6 giorni. Rimettiamoci in cammino tutti insieme, i motivi di divisione sono poco chiari, così l'ex premier Matteo Renzi stamane a poche ore dalla direzione che sancirà l'inizio dell'iter congressuale del PD. La minoranza pronta alla scissione, ancora in dubbio invece la permanenza nel PD del governatore pugliese Michele Emiliano. Sport, calcio, scatta oggi la seconda parte delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Alle 20.45 avremo Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Manchester City Monaco. Domani toccherà la Juventus, che sarà in Portogallo per la sfida con il Porto. Sempre domani è in programma Siviglia-Leicester. Un saluto e ben ritrovati a un nuovo aggiornamento previsionale. Anche nella giornata di mercoledì, via vai di perturbazioni sul nord Europa, guardate le nevicate anche con quote piuttosto basse tra Russia europea e Scandinavia. Anticicloni invece sull'area del Mediterraneo, con prevalente quindi stabilità sulle nostre regioni, ma anche i Balcani, Grecia e Spagna. Passiamo proprio alla nostra penisola, una giornata nel complesso tranquilla, seppur con molta variabilità sulla parte tirrenica, qualche goccia di pioggia sulle zone interne della Toscana. Andiamo a vedere però le regioni settentrionali, una giornata per l'appunto discreta, con un po' di variabilità soprattutto all'estremo nord-est e Levante Ligure, ma senza fenomeni, attenzione di notte a locali banchi di nebbia sulla bassa Valpadana. Andiamo poi al centro Italia, molte nubi irregolari di passaggio
tra Toscana, Umbria, così come Lazio. Proprio sulla Toscana sarà possibile qualche isolata goccia di pioggia, meglio invece sulle Adriatiche con più aperture. E poi andiamo al sud Italia, un po' di variabilità che raggiungerà anche la Campania, così come la Sardegna orientale, comunque clima in prevalenza asciutto, più schiarite altrove, ventilazione per lo più debole, con mari tutti poco mossi. Con questo per il meteo è tutto, aggiornamenti come sempre scaricando l'app di trebimeteo.com.